sento bene, ragazzi. Allora, benvenuti in questo mio primo video. Benvenuti nel mio canale YouTube. Sono molto felice ed emozionata. Ovviamente c'è qualcuno che dà fastidio. No, ovviamente c'è uno special guest della giornata, Juicy DF. Ciao. Meglio conosciuta come Juicy di Fratta, meglio conosciuta come la mia amica. Oggi parliamo di quando siamo rimaste bloccate in mezzo al mare con tutti i nostri amici. A questo punto vi lasciamo allo story time. Ciao! Iniziamo con la parte più importante, ossia la skincare. Io sono amante della skincare coreana. Sono ossessionata, in realtà. Infatti qui davanti a noi ci sono tipo 3000 cose e io da lavarmi la faccia con il sapone e mettere la crema, quella lì per le mani sul viso. Ora faccio anche io skincare, grazie a Martina. Non c'è di che, cioè, non ringraziarmi. Iniziamo con la Glow Essence di Numuzin. Iniziamo anche la nostra storia. Tutto comincia qualche anno fa perché dovevamo andare in vacanza assieme a dei nostri amici. Esatto. Non l'avessimo mai fatto, mai. Ora andiamo a mettere questo che non lo so che cos'è. È un siero idratante di pulito. Vabbè, a me piace la consistenza, quindi metto tutto quello che c'è. Arriviamo finalmente in macchina dopo che abbiamo caricato 550.000 valigie per un paio di giorni. E già succede l'immaginabile. È una cosa veramente di vita o di morte. Adesso mettiamo la crema. E non mi interessa della crema, mi interessa la crema è bella. Del pulsante. Il pulsante, ok. Stiamo per entrare in macchina. Normalmente quando entrano tutti i passeggeri, no? Il conducente si ferma, aspetta che tutti entrino in macchina e poi dopo parte. Così si dovrebbe fare, ma in realtà non è andata proprio così. Primer nel frattempo. Io? Non si fa così! Non mi interessa, io faccio come vuoi, ok? No, basta, io esco dal mio canale. Vabbè, però forse può essere più utile. Io cerco di entrare in macchina normalmente, ossia apro la portiera e metto un piede per entrare. Se non che il conducente della macchina, quindi il mio amico, parte. Parte! Dove va? Va in retromarcia? Ma velocissimo! Ma non andava in avanti? No! In retromarcia! Comunque io vedo questa situazione e ovviamente grido fermo, fermo, fermo e finalmente si ferma. Tutti poi mi vengono vicino. Cosa è successo? Ma non eri entrata? No, guarda, stavo guardando il cielo. Mi piaceva essere appesa sulla porta. La BB cream con crema solare, questa qui di Fimongshi ho messo io. E tu? Io invece ho usato questa qui coreana. Di Skin 79. Coreana. Momento cipria, ovviamente, di Huda Beauty. Tutorial su come mettere la cipria. Troppa l'hai messa. Troppa, non c'è nulla. No, guarda quanto pialla, è bellissimo, stupendo. Guarda, c'è un filtro. Sì, c'è un filtro. C'hai 55 milioni di euro in faccia. Martina ovviamente è tutta agitata, ma il fatto scioccante è che si è consumata la suola della scarpa di Martina. Vabbè. Avrete capito che questa vacanza è già cominciata malissimo. E infatti Martina, cioè tu non volevi nemmeno andare. No, più, cioè... io in quel momento dissi, io non voglio più venire in vacanza con voi, perché voi non so se mi porterete direttamente al cimitero, perché veramente qua la situazione è... Infatti quella fu la vacanza più strana di tutte, raga, tutte. Arriviamo a destinazione, nel frattempo metto questo qui che è un bronzer di chi è, Marti? Moni. Arriviamo ovviamente, era una meta di mare questa, e appena siamo arrivati ci siamo messi giustamente il costumino, perché dovevamo andare al mare. Fine là, tutto bello, tutto gioioso. Fin quando? Oggi proviamo questa nuova palette. Non so neanche come si apre. È stupenda, è la palette più bella che abbia mai visto. Andiamo, ecco, è bella, la vorrei mangiare. Non lo so perché. Arriviamo in spiaggia. E che succede? I nostri cari amici decidono di affittare il pedalò. Quindi noi dovevamo andare in mezzo al mare con il pedalò. È ovvio, no? Ero pulivino, in montagna.
cioè, da premettere che sia io che Giusy soffriamo di mal di mare, mal di treno, mal di terra, tutto, mal di persone, tutto. Il make-up occhi che stiamo ricreando è un make-up molto leggero, soft. E stiamo utilizzando un colore di transizione. Hai visto cosa sono? Mamma mia, ma quante cose sai! Abbiamo messo questo colore rosino di transizione mentre io sto cominciando ad applicare questo qui più scuro nella parte finale. Quanto siamo pro? Tantissimo, figa. Cioè, visto che io la cosa invece che amo di più sono i glitter, sono indecisa se usare questa palette con tutti questi glitterini fantastici. Bella. Oppure quest'altro che è sempre un illuminante, però... ragazzi, veramente, mamma mia, spaziale. Oppure questo qui di Rem Beauty di Ariana Grande, viola, ed è veramente molto molto bello. Quindi noi cosa facciamo? Diciamo che appunto non vogliamo prendere, maro, che belli questi glitter. Appunto da stupida lo non vogliamo andare e non vogliamo andare. E ovviamente andiamo. Nel frattempo io uso uno di questi due di Ariana Grande e Martì, che cos'è? Questo è di Etude House. Andiamo, quindi ci incamminiamo in questo pedalò e tutto bene all'inizio, cioè anzi ci stavamo divertendo. Io sono molto mamma chioccia, quindi mi preoccupo subito quando succedono le situazioni e quindi vedo che ci stiamo allontanando un po' troppo dalla riva e i miei amici non li vedevo molto esperti, non erano dei grandi pescatori di mare che loro conoscevano le onde, loro non sapevano nulla, non sapevano nulla cosmico. E quindi dico, raga, non ci allontaniamo, perché mi fa un po' paura. Loro, no, ma quando mai? Noi siamo esperti. Figurati, mio nonno ha fatto per 50 anni il pirata, quindi, cioè, noi sappiamo bene il mare. Vabbè, fate voi, ma secondo me stiamo sbagliando. Andiamo via. Per dire, ma le mie ciglia sono pazzesche. Guardami. Wow, sembra un cerbiatto. Giusy si è trasformata nel frattempo nella mia makeup artist personale. Ovviamente. Improvvisamente sentiamo dei rumori. Qualcosa non va. Che c'è qualcosa che non va, ma non era solo una mia sensazione nel cuore, ma era anche meccanica, tipo. Si ferma il pedalò. Panico. Dunque, una volta che si è fermato questo pedalò, noi non è che siamo vicino alla riva, ma siamo lontanissimi, cioè raga, non si vedeva più nulla, ve lo giuro. Noi comunichiamo ai ragazzi che c'è qualcosa che non va. Voglio qua, si è bloccata la barca. E loro, ovviamente, non vi preoccupate, adesso scendiamo noi giù a vedere quello che è successo. Ma non si sono accorti di una cosa? Questo di chi è il suo? Anche tutti i trucchi, però non mi interessa. Ora sono i miei. Ruberò qualcosa sicuramente. Non lo diciamo. Poi ovviamente te lo ridò, Te lo ridò tutto quello che ho usato. Cioè te lo do. Aspetta, come glitter voglio andare a mettere questi qui al centro del cuore. I ragazzi non si accorgono di una cosa, ovvero che giù ci sono... ma non una valanga, di più, di meduse, raga, ma meduse grosse così. Quindi noi non potevamo fare nulla. Si era incastrato un non so cosa nella pala che gira del pedalò. Ah, la pala, sì. E quindi loro erano scesi giù nelle acque profonde, torbide, per andare a vedere cosa fosse successo. Ci accorgiamo appunto noi che c'era questa valanga di meduse. Loro cosa fanno? Ovviamente cominciano a... manco ancora, raga, vi giuro. Secondo me due nuotate stavano già sul pedalò. E quindi ovviamente non si è risolto nulla e non sapevamo come fare. Io, mossa intelligente, dico, ragazze, adesso chiamo i soccorsi, perché secondo me stiamo andando troppo lontano. Ovviamente noi ragazze, diciamo, vabbè, cominciamo ad urlare, risente il bagnino, tra l'altro molto molto bello, e ci viene in soccorso, mentre metto questo qui che è un gloss però rimpolpante, molto bello, che ha un applicatore tipo... stranissimo, però mi piace un sacco. E nel frattempo mi faccio le sopracciglia con questo brow fixer di Romand. Quando Martina decide di dire, vabbè raga, chiamiamo i soccorsi perché sinceramente siamo dall'altra parte del mondo e non sappiamo come tornare, tutte noi ragazzi diciamo sì. I maschi cosa dicono? I ragazzi? No! Non esiste proprio!
Che brutta figura! Cioè, noi stiamo morendo in mezzo al mare, sempre loro. Ci penso io, marinaio. Bel bello di ancora venire. Finalmente noi prendiamo una decisione, ignorando totalmente i ragazzi, perché era la scelta più giusta da fare, e cominciamo ad urlare. Ma tipo papere, cioè tipo... E tutti dalla spiaggia, raga, vedevamo da in fondo che tutte le persone cominciavano a venire verso la riva, no? Tutti così, così, che si vedevano solo i puntini, però vedevamo la gente, no? E poi una maglia rossa, salvataggio. Scusa, ma tu come l'hai fatta a vedere? È perché io l'avevo notata prima di entrare sul terreno. Ah, ecco, perché non si vedeva nessuno! No, perché lui era così bello che io già l'avevo visto. In realtà questa è stata tutta una manovra per farmi venire a prendere da lui. Giusy è super veloce, ha già fatto pure le labbra. Io invece adesso le faccio con il duo di Winey. Il salvataggio doveva venire, perché a quel punto ci avevano sentito. E meno male, esatto. Vediamo che si sta avvicinando qualcuno. Comunque si avvicinava e si vedeva che appunto era quello del salvataggio, perché questa barchetta era rossa. Per la gioia di Giusy. Per la mia ovviamente. Gioia, era lui. Era lui. Vediamo. Il bagnino, il nostro eroe, era arrivato, ci aveva sentito. I ragazzi, come stavano? Malissimi. Proprio dei demoni, così. Io l'avevo detto a loro, lasciate stare, non fate arrivare il bagnino. Il bagnino che disse? Il bagnino, ragazze, avete fatto benissimo a chiamarci, poteva andare molto peggio. Noi... Cosa abbiamo detto? E poi noi ragazzi siamo entrati col bagnino sulla barchetta, quindi noi sì, siamo in paura. E invece i ragazzi poi ci hanno raggiunto dopo, appunto perché hanno dovuto fare due viaggi. Per chiudere le labbra ho messo questo gloss di Romand Galasting Water Gloss. È bellissimo. Infine andiamo a mettere il fissante, che questo qui ve lo mettete la mattina, il giorno dopo ce l'avete ancora più fatto. Quindi io lo metto a mattina e Martina lo metto a me. Vai. Sei troppo bella. Grazie, amore. Vai tu. Sei una dea. La dea dell'Olimpo. Anzi, sei la Venere di Botticelli. Alla fine dei conti, fortunatamente, ritorniamo in spiaggia. E in spiaggia succede un altro macello che ovviamente vi racconteremo la prossima volta. Una spruzzata? Sì, basta, non troppo. Mi adoro perché sono rimorta. E poi tutte le persone sulla spiaggia, ovviamente. Ragazzi, cosa è successo? Oddio. Noi tutte... stavamo per morire. È successo davvero, avevo paura. Però è una verità. L'unico spoiler che possiamo fare di tutte le altre storie è che non siamo più amici, quindi... tutto bene quel che finisce bene. Ma in realtà ci sono tantissime altre storie, perché la nostra vita non è la nostra se non è disagiata. Sì. Questo è il look mio, finito, con l'aiuto anche di Giusy. Mi piace tanto. Questo è il mio. Sì, è molto più leggero, più fresco. In realtà il mio è più caldo del tuo. Sì, quello è molto freddo. Benvenuti su questo canale. Questo è il make-up pluripremiato di Martina e Giusy. Guardate la glitteranza. Io make-up più tenue, ma comunque selvaggio, occhi accattivanti, labbra, canotta di salvataggio. Siamo arrivati alla fine del video, speriamo che vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fateci sapere se questo video vi è piaciuto. E fatemi sapere nei commenti se volete ancora queste storie. Ovviamente Martina vi lascerà tutti i nomi dei prodotti nella descrizione, perché io sono una frana e non li so dire. Quindi almeno per chi vuole saperli sono giù, come tutti i nostri social. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie mille per averci fatto compagnia. Grazie. Ciao. Ciao.